Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, spero che mi sentiate, qui le cicale sono rumorose. Allora, il video che state per vedere è un po' una mia chiacchierata, sapete che a me piace chiacchierare, che in realtà volevo inserire in un vlog, solo che poi mi sono veramente dilungata a lungo, ho detto ok, posso farci un video a parte, così anche monotematico e insomma... So che vi piacciono di più. Quindi, siccome è parte di un discorso che stavo facendo, praticamente entro subito nel vivo del discorso, però mancava un intro. Quindi questa è un intro che secondo me a sto punto potevo anche evitare di fare, per quanto schifosa è, ma vabbè, vi volevo salutare. E basta, breve intro, yay! Perché ho fatto questo intro? Siccome sono in voglia di chiacchierare, vi voglio parlare di un tema che ho affrontato nelle mie storie su Instagram e dalle quali poi ho ricevuto un sacco di domande, che è il tema del gonfiore. Allora, su Instagram ho fatto vedere qualche giorno fa o la settimana scorsa che avevo la pancia veramente gonfissima. Le cause di gonfiore possono essere varie e diverse, da stress, dal dormire poco, che causa stress, dal non essere andati al gabinetto, dall'aver mangiato un pasto magari troppo ricco di sodio la sera prima, dalla fase del ciclo mestruale in cui ci si trova, il fatto di non essersi mossi abbastanza. Insomma, le cause possono essere tantissime e spero davvero con quelle stories di avervi fatto capire che avere il gonfiore addominale è purtroppo normale, succede, capita. Penso soprattutto a noi donne, siamo un pochino più suscettibili, ma non essendo un uomo, non avendo l'esperienza da uomo, non posso dirlo per certo, però sicuramente noi donne siamo quelle che ne accusiamo di più e ci lamentiamo di più di questa cosa. Non dobbiamo assolutamente farci prendere da pensieri negativi quando siamo gonfie, soprattutto non pensare che siamo ingrassati, non siamo ingrassate, è solo gonfiore addominale e non si ingrassa da un giorno all'altro, quindi mi raccomando, quando un giorno vi sentite gonfie e vi vedete gonfie, lo siete, perché non è che ci si sente basta, lo si è. Un mio consiglio è non ridurre, non restringere i propri pasti, perché questo ha un effetto un po' a catena e io, been there, done that, io le ho fatte tutte ragazze, quindi se volete fare un comportamento sbagliato chiedete prima a me, che io vi so dire perché non farlo. E questo essenzialmente perché se c'è gonfiore, solitamente la causa è proprio perché non si è andati al gabinetto. Quindi se si restringe e si limita ciò che si mangia, questo impedirà al nostro corpo di espellere, perché diciamo che è come se tipo una roba spinge l'altra, no? Quindi se noi non gli diamo roba, non gli diamo modo di elaborare quella roba e quindi produrre le feci. Continuate a mangiare normale come se non aveste nulla. Lo so, è faticoso perché comunque è un peso che a volte dà anche fastidio proprio a mangiare, fate ciò che potete, ovviamente, non sforzatevi, e cercate di vivere la vostra vita come più normale potete. Vi consiglio di andare a fare una passeggiata, fa tantissimo, cambia, cioè, perché il movimento tende a far muovere. E un'altra domanda che mi è stata posta, oltre a come risolvere il problema, è, ed è molto importante secondo me perché c'è molta psicologia dietro, in molti mi avete chiesto cosa fare dopo che si è mangiato troppo. Allora, io presumo che questa domanda sia più non riguardi l'aver mangiato troppo, quindi una buffata, quindi un comportamento malato, ma il generalmente aver esagerato, magari si è mangiato di più del normale. È una domanda molto particolare perché io lì
poi mi sono chiesta, ma cosa significa mangiare troppo? Cioè, chi dice che è troppo? È il nostro corpo, il nostro cervello? E la risposta, secondo me, è il nostro cervello, perché se noi abbiamo mangiato di più rispetto al normale, vuoi per fame o vuoi perché magari eravamo in giro, è comunque perché il nostro corpo ci chiedeva di mangiare di più. Ed è il nostro cervello che dice uno hai mangiato troppo rispetto a quello che io solitamente ti dico che è abbastanza, non so se mi riesco a far intendere, sono un po' contorta in questo discorso, però quello che vorrei dire è che chi decide che è troppo ciò che hai mangiato? Cioè se il tuo corpo quel giorno ti dice io voglio mangiare di più perché ho fame, però dentro di te hai deciso che c'è una determinata quantità al giorno che tu puoi mangiare, magari l'hai sforata. E quindi il tuo cervello ti dice, guarda, hai mangiato troppo, ma non è troppo, cioè, troppo di cosa? Se il mio corpo mi dice ho fame, mangia di più, non esiste troppo. Troppo è se mangi superando il tuo senso di sazietà, se non hai più fame, ma continui a mangiare perché magari è entrato l'aspetto psicologico dentro. Però se un giorno, o 2 giorni, o 3 giorni, hai più fame, non c'è nulla di sbagliato nel assecondare quello che il tuo corpo ti sta chiedendo. Quindi quando mi chiedete se ho mangiato troppo, cercate di capire chi decide, chi ha detto che ha mangiato troppo. Non so, spero di essermi in qualche modo lasciata intendere, però era veramente un discorso che leggendo le domande che mi sono arrivate e ne ho ricevute tante di domande, cosa fare dopo che ho mangiato troppo, e ho cercato di trovare una risposta. Ovvio, stiamo parlando comunque di una persona che non è affetta da disturbi alimentari, perché poi lì si entra in tutto un altro argomento, temi che ho già trattato in passato, quindi se volete qualcosa riguardo le abbuffate, eccetera, ci sono dei video in cui affronto queste tematiche più in profondità e basta, quindi nulla, ci tenevo a dire queste cose perché è difficile a volte giostrarmi tra i discorsi che faccio su Instagram e i discorsi che faccio qui, a volte faccio i discorsi su Instagram che però poi vorrei aver fatto qui perché poi rimangono, invece su Instagram mi durano 24 ore, quindi beh, ci provo a integrare un po' tutto, ma è difficile. È difficile. Comunque, vabbè, nulla, la mia giornata qua è terminata. Adesso vado a cena perché ho fame. Alla fine qui ammetto di non aver fatto molto, sono un po' stanca. Il mare stanca tantissimo, quindi assecondo il mio corpo e dico che oggi sono stanca e quindi basta per me. La giornata finisce qui. E finisco qui anche questo video perché è sicuramente molto lungo perché mi sono dilungata in tante cose. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate apprezzato. Se così è stato, lasciate un piace, grazie, e lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Dai, su, iscrivetevi al canale che raggiungiamo 100.000, mi arriva la targa e sono felice. Sì, perché a 100.000, sì, noi youtuber, riceviamo una targa che dice complimenti per i tuoi 100.000, quindi la vorrei. Ci starebbe bene in casa. Comunque, tanti aggiornamenti e tanti spostamenti. Mi fa strano dire la parola spostamenti, visto che fino a 2 mesi fa erano vietati. Comunque, tanti spostamenti tra un paio di settimane. Adesso sono qui un'altra settimana e mezzo, sicuramente altre 2. E, però, insomma, vi aggiornerò su tutto, su tutto, su tutto. Ciao ragazzi! Un abbraccio! Ma quanto sono belle! Vi voglio bene! Sembra che le rabbia le rose rosse. Adieu!